Buonasera, buonasera, ci risiamo. Visage, ormai questo gioco. Buonasera Silville, puntualissima. So che non vedi l'ora di vedermi preso male. Buonasera Vas. E come siete sempre tutti puntuali su Visage, eh? Chissà come mai. So che godete nel vedermi preso male su questo gioco, non aspetto altro, mi sembra giusto. Abbiamo anche un problema, e cioè che non mi ricordo nulla perché abbiamo saltato l'ultima live. È pronto per l'infarto, ormai, cioè, boh. Se non mi viene un infarto qui, direi che sono a posto per il resto della vita, probabilmente. Mi ricordo, come ho intitolato, che stavamo finendo, però no, però dammi un attimo di tregua, gioco, fammi capire cosa sto facendo. Ecco, quando mi attaccavano. Allora, mi ricordo che dovevamo finire il primo capitolo e avevamo il disco da mettere a punto nel giradischi. E vabbè, che non è un giradischi, cioè di quelli vecchio stile. E dovremmo iniziare il secondo. Spero che finisca qua il primo, perché in realtà è lunghissimo. Cioè, io mi sono anche rotto di spaventarmi così per la tizia, eh. E allora cerchiamo di soprattutto capire un attimo per quanto riguarda i comandi, perché ci manca di tutto qua. Il baby monitor non credo serva più. Non abbiamo, abbiamo le pastiglie. Ma perché sta musica viene da qua? Com'è che si correva in questo gioco? Così ci si chinava. Ma sta musica c'era anche l'altra volta. Cosa? Cosa? Bene. Ciao. Ma l'avevamo già messo quindi il disco? Io non me lo ricordavo. Evento. Evidentemente sì. Ma mio Dio. Se Little Nightmares 2 ci ha insegnato qualcosa è che dobbiamo seguire la musica, giusto Vas? Quindi seguiamo la musica. Spero non sbattere le porte così. Oddio, cosa sta succedendo? Forse non dobbiamo seguire la musica. Quella porta mi dà l'idea di essere importante, ma sento dei brutti suoni. Ma non posso salire più di così, mi sa. Ah, non posso. Quindi in realtà ce n'è una giusta e altre no? Davvero? Cosa sono sti versi terribili? Ok,
Ah, io pensavo che cambiasse anche la gravità, invece no. Sì, esatto, la porta giusta tra le... Ce ne sono giusto un po'. Posso saltare giù? Sì, posso saltare giù. Ma io ho visto che lì c'è un tizio, una tizia, non ho capito, però... Oh shit. Cioè mi sono perso già tantissimo. Tornata la musica, come non detto. Qua c'è qualcosa, forse. Forse no. Ma merda, ma è lì, eh. Cosa sto vedendo? Oh! Attenzione! Sì, cioè, vabbè. È tipo organico, si muove. Devo proprio superarla sta porta. Buonasera, Faisan. Ben arrivato. Come è andato l'esame? L'ultimo esame, giusto oggi? Esatto, c'è stato già il primo trip. Assurdo. Andiamo. Oh, finalmente siamo entrati in questa stanza. Finalmente. Oddio. Ah no, pensavo di dover guardare da lì. E adesso? Infatti sì.
quindi sì, comunque Faisan, cioè fare la messa stessa fine, esatto, cioè mentre devi fare la tesi, in realtà sarà ore e ore su Isaac. Quindi il bambino è morto perché lei, dopo aver ucciso il marito, si è impiccata e quindi in casa non è rimasto più nessuno. Il bambino è morto probabilmente di sete, di fame, insomma. Ed è tornata alla stanza originale. Cioè, vabbè, lei già così faceva una paura, guardate con che faccia, cioè. A parte che non riesco con la pianta davanti, però vabbè. No. Sì, oddio, anche lui è abbastanza, fa abbastanza paura. Vedi Faisan, che se adesso inizia a ingranare, poi ti si sviluppa la dipendenza da Isaac. Quante pillole abbiamo qui dentro? Volevo vederle. Io le piglio lo stesso. Ecco, adesso cominciamo con i tasti. Piglia questo, mettilo via, ok. Oggetto di avanzamento? Oh! Ah, sono quelli iniziali! La realtà è lasciata alle spalle. Ok, abbiamo finito. E abbiamo trovato una videocassetta. Il gioco continua anche dopo aver completato il primo capitolo. Esplora di nuovo la casa per scoprire nuovi oggetti chiave da usare per aprire nuovi percorsi. Li abbiamo già trovati tutti e tre. Visita la stanza di avanzamento per vedere i tuoi progressi. Ok, perfetto. E qua c'è il cappio con cui lei si è impiccata. Cos'è sta roba? Ah, sono altre pillole, ma sono finite o... Mi sa che queste erano finite. No, ce ne sono ancora invece. Allora, il baby monitor a me non serve più a nulla, lo butterei. Non dovrebbe servirci per i prossimi capitoli. Come si buttavano le cose? Non era così? No? Comunque ci sono le pillole. Ah, questo tasto lo scopro solo ora. Ah, ok, era cerchio. Vabbè, cerchio che è B. Via. Accendino mio, dove ti ho messo? Boh. Ah, l'ha messo via, ok. Va bene. Perché mi sta diminuendo la sanità? Cosa sto facendo? Non succede niente. A caso. Ma quindi adesso non dovrei più essere perseguitato dalla fantasma della tizia, no? Comunque, non abbiamo aperto la cassaforte, quindi evidentemente non era parte del primo capitolo, e neanche la scatola col simbolo dell'Omega. E la chiave qui è sparita. Ok, io direi che andiamo a mettere questa stanza qua sempre terrificante. Ricordi di Dwayne, trovo una videocassetta. Ok, infatti stavo dicendo. E la botola, è vero, Faisal? Non siamo scesi nella botola. Quindi anche quello. E capitolo Dolores, completa il capitolo Dolores. E qua gli achievement si sbloccano 3 ore dopo. Vabbè. Dicevo, andiamo a mettere l'oggetto dell'avanzamento. No, forse prima è meglio vedere la videocassetta. Si sa mai che poi succede altro e ci perdiamo. Magari la botola non è di nessuno dei capitoli, cioè sono cose che si trovano nella casa e basta e ci si può accedere poi in qualche modo, non lo so.
Quindi la scatola, la cassaforte e la botola. Non abbiamo fatto. Negligence. Luglio del 76, Family Party. Lo vedo che è un lettore di videocassette. Vediamo cosa succede. Seminterrato questo. È successo qualcosa, ma non voglio girarmi. Era un market, uno store, c'erano i carrelli della spesa. Di nuovo, cosa sto vedendo esattamente? Finirà male. A parte che l'audio è stranissimo, di nuovo, quindi è in loop. Fa vedere una sorta di parete rotta, cioè, anzi, è una parete rotta dove c'è il seminterrato, ma noi lì non abbiamo visto una parete rotta, o sbaglio? E basta. La riprendo io la. Anzi, facciamo così. Dice che posso romperla col martello? Può essere. Allora, questa la rimetto, non vorrei che vada tenuta in riproduzione per attivare qualcosa. Sì, mi ricordo che avevamo rotto una parete, ma era molto evidente che si dovesse rompere in quel punto. E andiamo a provare subito, visto che in teoria dovremmo essere un minimo più tranquilli adesso. Quello che ho detto mi si ritorcerà contro, vero? Un minimo più tranquilli. Sì. È questa la parete. Ma scusate, ma noi passiamo dietro? Perché dovrei rompere questa parete? Ma lì non ci siamo entrati, giusto? C'è anche quello. C'è anche quello, non ci siamo entrati noi lì. No, porca miseria! Oh merda! Eh sì, c'è un'altra scaletta, sì. No, come fa a essere questa parete? C'è davanti il mobile. E poi qua dietro c'è questo. No, no, la parete è questa, faceva vedere la TV che andava indietro così, no? Quindi è per forza quella. Ah. Ma c'era anche prima sto coso sul quadro. Ma io volevo, pensavo di tranquillo, finito uno, iniziare il capitolo 2. Cosa sta succedendo qua? È un altro. Questo è quello che abbiamo tolto. The Sound of Insanity. Ah ah. E questo invece è quello che abbiamo preso adesso.
Phonograph. No, no, non siamo in un nuovo capitolo, è quello il problema, Faisan. È quello il problema. Sì, certo, ho sbloccato l'oggetto da fine capitolo. Mi è proprio apparso a schermo. Dicevo che mi è apparso proprio a schermo che era finito il capitolo. Basta! No, non ne ho iniziato un altro. Ma no, assolutamente no. La casa è piena di lattine di birra, eh. Supermarket Simulator. Sì, anch'io, Faisa. Quanto è creepy sto annunciatore. Non ci sta più, basta. Il cestino poi è pieno, il carrello, cioè, traduci bene. Però devo dire che mi piacerebbe entrare in un supermercato e avere un annunciatore che dice così. Cioè, sarebbe bellissimo. Ma infatti birra in offerta, cioè, perfetto. Non si lamenta nessuno. Non ce ne stanno più. Ma non ce ne stanno. Il cestino è pieno. Sai dire un po', esatto. Ma si vuole mai accendere sto accendino? Ancora la casa, ma è cambiata. Assolutamente sì, Faison. Certo che sì. Tanto a un certo punto saresti talmente sbronzo che non capisci nemmeno quello che succede. Comunque, a parte le battute, ricordiamoci che appunto la casa era piena di lattine di birra vuote, ok? Quindi penso che l'episodio del supermercato estremizzi la situazione che in realtà è effettivamente reale, no? Vedete? Ah, proprio così. No, aspetta un attimo, allora fammi. Non posso più alzarmi? No, volevo esplorare. Bevi, niente, cosa devo dire?
certo, ma è voluto che noi non sappiamo chi è il protagonista. Cioè, sappiamo che è Dwayne. Io ho ipotizzato che sia il tizio che all'inizio spara a tutti e poi si ammazza, ma non lo sappiamo, no? Io, proprio perché è ispirato a Silent Hill, ho la visione All alla right, Sarah, it's time Silent Hill. for bed now. Del. Daddy? I want a story. Per cui noi stiamo vivendo quello che abbiamo fatto in qualche modo, Think it would be great if you told her a bedtime story, Twain. It's been a while. no? Non lo so se non spara davvero a tutti, eh. Io, cioè, ho più in testa che noi siamo morti e in qualche modo siamo. Sì, quadri, vabbè. Tra l'altro anche sopra. E siamo in questa sorta di purgatorio. Stiamo rivivendo qualcosa che abbiamo fatto, non lo so, espiando i nostri peccati. La mia idea rimane quella alla Daddy? Silent Hill, appunto, però. Are you just going to ignore her? Vediamo, Always vediamo. ignoring us, glued to your fucking beers. You don't Eh già. talk, you don't sleep in the bedroom, you don't get out at all, you just don't care, do you? Why don't you just leave? Why aren't you like that, Twain? Talk to me. You used to be so good to us. Ci sta raggiungendo il sangue, presumo sia sangue. Clara è la moglie, sì. E ci credo che stai male, cioè. Cosa? Ma come? Ma è la seconda volta che lo troviamo, anche prima ha fatto così. Ne abbiamo due. Ma non sono tre totali. Allora no. Sono confuso. È cambiata la stanza però adesso. Merda. È tornata questa. Perché mi dà sto avviso che non salva ogni tanto? Esatto, capitolo 1, 30 ore, capitolo 2, 5 minuti. No, non abbiamo. È questo il capitolo 2, ragazzi. È questo, non l'abbiamo toccato noi. Vedete? Non l'abbiamo fatto. Devo prendere l'oggetto. Infatti ero tranquillo e ho detto cosa succederà mai. E invece. A quanto pare sì, abbiamo finito. Ma cosa volevo fare io? Perché adesso mi sono dimenticato. Siamo andati al vinile, abbiamo aperto la parete. No, Vas, anche prima si era resettata la casa, è quello il problema. Adesso c'è. Lo sgabello. Lo sgabello. No, 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 non è finita. C'è questo adesso. Se ritrovo la stanza. No. Sì, ma anche prima si è resettata solo la stanza. Ma sta luce io non capisco mai se è accesa o no, è talmente. Perché stiamo facendo questa cosa? Perché io finché non tocco un altro capitolo sono sereno, nel senso che non credo di essere inseguito dai mostri, però. Dove stiamo? Non è. Che cazzo di condotto è in casa così? Dove stiamo andando a finire? Perché no? Ok. Merda, di nuovo i bambini.
Siamo nello studio dove è stato ucciso? Ah no, non è un bambino, un corvo, sembrava il pianto di un bambino. Di nuovo sti quadri. To hole. The hole are not what they seem. E questa stanza dove cazzo è? Mi stavo proprio chiedendo quello io. Con sti quadri inquietantissimi di nuovo. Cioè, non c'è una porta. Cioè, questa in teoria è una porta. No, non è una porta. Non è una porta. No. Cioè, è una stanza tipo murata. Sì, Faisan. Ma in realtà è una citazione, cioè, reale, nel senso, succede davvero. No, non è lo studio in cui viene ucciso il marito. Anch'io ho pensato quello all'inizio, Vas, invece è diverso. Perché non era così. Cioè, la poltrona con il marito morto dovrebbe essere di qua, ma è tutto sigillato. You don't give a fuck. Sign down below. Special contract. Infatti sta dicendo il corvo da dove è entrato che le finestre sono chiuse. E poi non posso raggiungerlo perché qua c'è il muro invisibile. E mi sa che non ho molta scelta. Posso tornare indietro? No, scusate, cioè, ma noi siamo usciti da qua, Già mi sembrava un po' tirato passare per il condotto di ventilazione, ma noi non possiamo essere usciti da qua. Cioè, è impossibile. Esatto, Tom e Jerry. Tra l'altro, non so chi di voi seguiva X-Files, ma nella prima stagione, credo fosse nei primi quattro episodi, non mi ricordo se è il secondo, il terzo, non è il primo, non mi ricordo se è il secondo, il terzo, il quarto, e poi è una cosa che viene ripresa anche nelle stagioni successive. C'è un episodio che è strainquietante di un tizio che riesce ad allungarsi in maniera abbastanza schifosa e a infilarsi tipo in questi conicoli qua piccolissimi, anche tubature, eccetera, e va a ammazzare la gente passando dai condotti così. Mi è venuto in mente il fatto che siamo passati da qua e siamo usciti da qui. Mi ha fatto venire in mente sta cosa. E poi questo tizio qua, tipo, prendeva i fegati della gente e li usava per conservare, per conservarsi, tipo, e vivere più a lungo. Firmiamo. Che ci devo fare? Firmiamo. Dwayne? Qual è il cognome? Ah? Ciao. Eccola. Avalon? Può essere Avalon? Ma l'aveva già detto Avalon? Oh shit. Trova un pezzo della maschera di specchio? Cosa? Cioè, ci guardano con il collo praticamente spezzato perché girano il collo in maniera impossibile. Io non li voglio toccare. Però devo.
Ancora! Io pensavo... Adesso mi sa che siamo tornati all'inizio. Non iniziava così il gioco? Eh no. Però non eravamo qua. Merda, questa stanza è sempre stata chiusa, in effetti. Non abbiamo mai potuto aprirla. Ma adesso se lo rifaccio, scusami. Basta, non ci va più. Quindi in realtà sono 3 oggetti per ogni capitolo. Ma no, ma perché quando abbiamo preso il primo oggetto ci ha detto adesso è finito il capitolo di Dolores. Ma non ero al buio, stai buono. Allora, io adesso non ho in mente altre cose che ci mancano, se non la botola, che credo sia ancora chiusa, e la scatola con il simbolo dell'Omega, che anche quella è chiusa. Non abbiamo chiavi o cose strane. La botola qua ci dà un'occhiata, ma sono abbastanza sicuro che non sia accessibile. Non lo so, Faison, perché parlano sempre di oggetti d'avanzamento, in realtà. Sia per quello che abbiamo trovato con la fine del capitolo, sia per altro. Qua c'è un simbolo, ma noi non abbiamo nulla con quel simbolo. Beh, noi abbiamo trovato 3 oggetti d'avanzamento. Adesso andiamo su e vediamo cosa succede. Altro credo non ci sia da fare. Se l'accendi però... Okay. Qua è tornato tutto a posto. Saliamo. Poi facciamo questo comunque, iniziamo questo. Dov'è la luce qua? Era qua la scatola, vero? Dai, passaci. Eccola. E niente, questa è chiusa. Ci servirà una chiave, che avrà quel simbolo dell'Omega, presumo. Questa è la porta dello studio, ragazzi. In cui eravamo prima, Che non è una porta, ma... Cioè, sì, è una porta, ma... Boh, qua sembra chiusa in modo strano. Ma è la stessa porta. Ora, potrebbe essere riutilizzata e basta. Cioè, un asset riutilizzato, oppure no. Teniamolo a mente. Eccolo. Ma... I pezzi di maschera? Sarà tipo una roba da finale segreto? Magari ci sono più finali? Se troviamo anche i pezzi di maschera, sblocchiamo il finale? Boh. Ah, eccolo, eccolo! Eccoli, non li avevo neanche visti. Questa cosa è extra, però. Sì, Faison, ne ho visti proprio adesso. Non so se c'è un finale, è vero, Vas. È vero, cazzo, manca un capitolo. Però, scusate, mancherà un capitolo, ma qua ci sono 3. Vassoi, non 4. Che possano aggiungerlo quando aggiungono il quarto, mi sta anche bene. Però... Sembra proprio predisposto così.
Sì, direi che ne mancano 4, Faisan, e se ne prendiamo 2 a capitolo, come è successo adesso che ne abbiamo presi 2, sono 3 capitoli e la completiamo. Andiamo al secondo capitolo, ragazzi, direi che altro da fare non c'è, sto iniziando a laggare. Merda. Sì. Però perché che sta funzionando bene come flusso dati? Perché sta laggando? No, ah, merda, merda, ma sono un cretino, stare alla luce. No, voglio vedere perché... Cioè, sembra stia funzionando tutto, non dovrebbe laggare. E invece sta laggando lo stesso. Forse si è stabilizzato adesso. Sì, mi sono spostato. Mi è arrivato, i vostri messaggi sono arrivati in ritardo. Già mi sono spostato in realtà. Perché con la lag, è arrivato dopo. Me ne sono accorto prima da solo. Mi sembra si sia stabilizzato e in effetti non ho capito come mai abbia laggato un attimo perché comunque la connessione non è calata. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo. Capitolo 2, quindi. Prendiamo la stampella. Sì, adesso sembra essersi stabilizzato. Non lo so, ha avuto un momento così di... Si è spaventata anche la connessione. Direi che cominciamo questo. Facciamo questo, dai, è qui. Era vicino alle chiavi, mi fa pensare che siano consecutivi da fare, no? Poi, credo appunto non ci sia un ordine specifico. Però, farei questo, farei questo. Io non ho capito se questo qua era il capitolo ritenuto bello, quello di Dolores, oppure no. Ovviamente non voglio saperlo. Vediamo questo com'è. Dai. Accetto. Il fantasma invalido qui non ci segue. Capitolo di Rakan, gli occhi onniscienti. Rakan non l'abbiamo mai sentito, vero, come nome? No, è stato un capitolo fighissimo quello di Dolores. Non so se, visto che mi avete detto che c'è un capitolo fighissimo e gli altri meno, non so se sia quello che abbiamo fatto, perché in realtà era figo quello che abbiamo fatto. Cioè, se ce n'è uno ancora più bello, ok. Faisan, la tua era una battuta, ma qua non c'era una sedia a rotelle prima, o sbaglio? Perché ha cambiato il filtro del colore? Quindi qui invece che gli specchi avremo la sedia a rotelle. È davvero invalido. La scena degli elettrodomestici parlanti è stata bellissima. Falsi invalidi. Ok. Quanto bianco, non ci vedo più. Sono in controllo? No. Siamo in una casa di riposo o qualcosa del genere? Una clinica? Cos'è sto effetto TV? No, siamo ancora nella casa. Probabilmente in un altro tempo. Guarda che c'è l'effetto, no, della televisione. Molto fastidioso però, eh. Oh merda.
Aspetta, aspetta, è qua. E qua è chiusa. Tu chi sei? Ma non posso, non posso andarci. Chi sei tu? Sì, sembra una videocassetta. Anche i suoni sono quelli. Ok, adesso posso. Qua è dove avevamo dato il tè a Dolores che lei pensava essere veleno. Ricordate, mai sedervi sulle sedie a rotelle che poi venite contagiati. Era Duane che stava bevendo? Probabile, probabile. In realtà non lo sappiamo, poteva essere anche George da giovane, il marito di Dolores. Non lo sappiamo. Posso? Non mi fa avvicinare, maledetti, quindi non... No, è Rakan. Chi è Rakan? What the fuck is this? Oh, it better not be what I think it is. Bastards. What is this? Who the fuck are you? Ma parla a noi? Cioè, percepisce noi? Rakan pazzo, sì. Comunque non c'è nulla, siamo inventari, cioè non sanità, non c'è niente, oggetti. Questa è la stanza iniziale. Sugli elettrodomestici che lo spiano. Siamo sicuramente nel passato comunque, eh? Cioè passato passato. È tutto diverso. You think you can get me that easily, huh? Nice try, you fucks. What the fuck do you want, huh? Ma parla tipo con gli alieni o qualcosa del genere, lui è matto. Sarà un complottista. Vorrei vedere dove vado, però. No, muro invisibile. Sì, ma in realtà anch'io mi sento tranquillo per il momento. Proprio perché non c'è sanità, non c'è ancora chiave garage. Non ci sono oggetti, eccetera. Presumo non possa essere attaccato in maniera cattivissima. Non ti muovi, lo giuro a God! Stop right there! Ok, forse non era così matto. Adesso inizio a preoccuparmi. Saremo inseguito da quella cosa lì nera, tipo ombra. Ombra, ma liquida sembra. È tipo l'abisso. Ecco. Si comincia. Devo cercare sedie a rotelle? È questo che mi stai dicendo, gioco? Ma scusate, ma questa stanza è sempre stata così? Il tavolo non era così? No? No, il tavolo è come l'abbiamo... O sono impazzito io? No, mi sa che sto impazzendo. Il tavolo era questo, era così?
No, insegue nel senso come la tizia che appariva a farmi cagare sotto e poi mi prendeva. Adesso ci sarà il. Eh no, però qua è tornata normale. Non sbattere così che. Quindi qua è di nuovo inaccessibile. Invece no. Perché si sta spaventando? Non succede nulla. Perché la mia sanità cala? Sì, pensavo di trovare magari una sedia a rotelle qui, ma adesso diamo un'occhiata in giro. Però qua avevano già guardato, non, comunque mi sembra siano be ben visibili le cose nuove se si guarda attentamente, quindi non credo ci sia nulla. Possiamo andare nel seminterrato o salire? Prima salgo. Cioè lui in teoria è stato catturato, ucciso, non lo so, dalla creatura qui. Però. Ah, ecco. Intanto una salvata qua la facciamo perché mi minaccia che. Ma 35% del gioco siamo. Beh, sì, ha senso. Fine primo capitolo, inizio secondo, 35%. Sì, è giusto. Sì, la sostanza è lo studio, sì, mi sa. Ma è un occhio? Oh mio Dio, un occhio ci sta proprio guardando, cioè è vivo. Com'è chiusa? L'occhio che c'è incastrato dentro sembra vivo. Eh sì, me ne sono accorto. E cosa devo farci con l'occhio? Lo infilzo? Ed è subito Bloodborne comunque. Ti spaventi se accendo l'accendino? No. Sì. Cosa? Non farmi paura così. Merda. Perché continua a sentire rumori bruttissimi? Eccoci di nuovo. Sì, qua se abbiamo come tema gli occhi, mi sa che è peggio del primo. Oddio, i bambini, i feti e i cordoni ombelicali, ma siamo davvero in Bloodborne comunque. Ogni capitolo ha un pezzo di Bloodborne. Anche il bianco è legato agli occhi perché ti acceca completamente, non vedi più nulla, cioè un po' meno bianco. Dottor Tim, dottor. Yes, sorry, I'm with you. I have the information you requested concerning the patient that came in tonight.
He claims that someone broke into his house and tried to strangle him, and that he used his firearm in an attempt to defend himself. What's weird is that there's nothing in the police report that indicates any break-in. There are some minor bruises on his body, but they all seem self-inflicted. The police also interrogated the neighbor who called the police. Ancora la vicina. Books from his bookshelves frantically, seemingly searching for something. Come all'inizio del gioco. What was he searching for? It's hard to tell. He refuses to answer most of our questions, claiming we already know the answers. He believes we're partly responsible for what happened. It's not really surprising. Cosa che aveva preso? Una specie di anello nella libreria, giusto? Qualcosa di piccolo. Scopophobia. Exactly. Cosa? Thanks, Tim. I'll go and see him right away. Of course. He'll be in the transit wing, room 323 until further notice. He seems agitated. Non voglio fare battute ovvie, ma cosa sarebbe la scopofobia? Duly noted. Ma esiste? È la paura delle scope? Esiste? Cioè, sì, esiste un fobia di ogni tipo, però questa non l'ho mai sentita. No, io adesso voglio sapere davvero se esiste. Andate a cercare e mi documentate sulla scopofobia. Stavo ragionando comunque sul fatto che i capitoli parlano sempre di personaggi che in realtà non vengono mai nominati all'interno della casa quando non siamo nei capitoli. Perché noi sappiamo di Claire, che è la moglie. Sì, ma non credo che in questo caso la parola venga dal greco. O sì, può essere, però non lo so. Cioè, fobia ovviamente, ma non lo so. Pensa se è davvero la paura delle scope, però. Farebbe straridere. Stavo facendo un ragionamento non idiota, stavo dicendo i personaggi non sono mai nominati in realtà. Ah, certo, la paura di essere osservati, che idiota, giusto. Certo. No, no, allora è dal greco anche quello. Però si chiama così? Sì. Sì, ok. Non sapevo si chiamasse così, sinceramente. Però ok. Sì, infatti scopo in greco quel senso lì di osservazione. Sì, giusto. Allora, però mi perdo in 3000 ragionamenti. Dicevo, noi quando non siamo nei capitoli sentiamo nominare solamente Claire che è la moglie e Sara che è la figlia, giusto? E forse anche il figlio e Dwayne che siamo noi. Mentre quando entriamo qui seguiamo storie di persone che non sappiamo chi siano. Cioè Dolores, che pur ci conosceva. Vas. Esatto. Che pur ci conosceva perché ci chiamava Dwayne, ma forse non nella realtà. Moglie di George, con un figlio o figlia, non si è capito il sesso perché è stato tradotto figlia in italiano, ma lei dice solo child, quindi non dice son o daughter, quindi non sappiamo se sia maschio o femmina, che evidentemente è morto o morta, appunto. E poi questo Rakan, mai sentito finora. È come se stessimo vivendo periodi o comunque storie di chi ha abitato la casa in passato, perché Dolores sembrava aver abitato la casa prima perché era più vecchio. Questo Rakan sembra prima ancora, perché sembra più vecchia ancora la casa. In realtà non necessariamente, sto pensando ai dettagli della casa. Cioè, la butto sul banale, potrebbe essere che tipo la casa è infestata, o comunque è una sorta di luogo appunto alla Silent Hill, continuo a fare sto paragone, per cui succedono cose eccetera, noi siamo gli ultimi che hanno abitato, cioè l'ultima famiglia che ha abitato in questa casa, siamo diventati, anche noi siamo soggetti all'influenza della casa, abbiamo ammazzato la famiglia e adesso stiamo rivivendo sta cosa, un po' alla Shining. Sì, stavo pensando anch'io che forse prima Dolores era più vecchia la casa con Dolores.
Ok, Vas, ti ho letto adesso. Ipotesi esatto, che siano i vari precedenti abitatori della casa. Esatto, come stavo dicendo. Quindi una cosa alla Shining, no? Che in questo hotel, come c'è questa presenza, no? La gente diventa matta e quindi chi va a passare il tempo lì finisce così. L'ho detta molto banalmente, ma il concetto è quello. Non abbiamo niente di nuovo. Non siamo noi. Non è la nostra stanza. Sì, ci finiscono alle 6. Cioè, credo che tutti siano colpevoli di qualcosa. In qualche modo, no? Appunto, forse influenzati dalla casa, da una strana entità, non lo so. Comunque, tutti fanno qualcosa e rimangono gli spiriti lì nella casa. E anche noi, secondo me, siamo rimasti come spirito nella casa dopo che magari abbiamo ammazzato la famiglia, ci siamo ammazzati, boh. Vediamo, vediamo. Effettivamente, temo anche di non avere una risposta visto che manca un capitolo. Vedremo. Tre, due, tre. Oddio, ma è enorme. Io vagavo a caso pensando di arrivare. Non sembra funzionare. Arrivare automaticamente alla stanza. I bagni. Questa è aperta. 302. Ovviamente basta seguire i numeri, però magari c'è altro. Allora, cerchiamo di seguire i numeri. 303. Raccogli cosa? La sedia? Perché dovrei raccogliere la sedia? Lascia giù. Trecentodue, quindi stiamo tornando indietro. Com'è possibile? Ah, perché il corridoio è dispari pari. Ok. Meeting room 3F 345. Ma qua è chiusa però. L'ascensore non va, stiamo girando intorno. 302C. Dov'è che non sono stato? Di qua. 301. Eccola. La chiave l'abbiamo trovata, adesso dobbiamo trovare la stanza. Call to security. Code white. Emergency.
alla psichiatrica. No. Non c'è scritto nulla qua. 311, stai andando alla parte giusta, quindi. Eccoci. Siamo noi, quindi. Cioè, no, è Rakan. Mi sono impersonato in lui, nel senso che eravamo all'ospedale. Sì, però non è... Dove la... Lì, ma non è interagibile. Ho dato per scontato di no. E infatti, sono i nuovi specchi nella casa. Quando appaiono nella casa sono interagibili le sedie a rotelle. Ok. Perché c'è la porta qui? Con l'attrezzo giusto per entrare nella 321. Sì, dobbiamo trovare di nuovo un martello o qualcosa. Oh no. Oh no. Chiusa dall'altro lato? Dark Souls? È partito l'ascensore. Pianto. Limite di peso superato. No, non funziona. C'è anche prima quella targhetta lì del peso, cioè quella luce. Con la scritta. Non mi sembrava. Dobbiamo trovare la sedia forse. No, per spaccare il muro. Sembra un po' strano. Però è l'unico oggetto che ho trovato interagibile. Chiuso dall'altro lato. Se ora compriamo le infermiere classiche di Silent Hill, siamo davvero nel seguito ufficiale. Esatto, esatto. Io lo so già che da dietro una di queste tende prima o poi arriverà il mega jumpscare. Gioco. Di sicuro. Figurati se non fai sta cosa. Qua manca la chiave. Questa è la nostra camera. Però non... Non c'è nulla. Ma qui? Luce? Dov'è la luce? Non so dove sto camminando. Raccogli cosa? Alla sedia ancora.
Sul muro della nostra stanza. Eh sì, no, ma gli estintori li abbiamo già visti. Io pensavo più che altro a un'accetta, magari. Un'ascia, no? Per le emergenze. Ma gli estintori li abbiamo già visti, non. A meno che sia davvero la sedia, ma mi sembra un po' assurdo. È l'unico interagibile che abbiamo trovato. Io mi porto dietro la sedia, te. La usiamo come scudo. Ovviamente no. Però non capisco perché me la faccia raccogliere. Dai, sei incastrato. Cos'è che non sto vedendo? Ho visto un prompt. Ah no, è la porta. Ho visto il telefono, sì, ci ho pensato anch'io. Però... Ah, qui. No, niente. Cosa? C'erano anche prima quei detriti. Poi si è sentito un rumore di porta. Proviamo. No. Serve la moneta. L'ala psichiatrica per fortuna è chiusa e può rimanerci chiusa. Qua abbiamo già visto che non possiamo raccogliere. Questa è chiusa dall'altro lato. Il marchingegno non si muove. Qua c'è il pianto. C'è qualcuno qui che piange. Oddio, questo era chiuso. Sto morendo. Questo era chiuso. Dove viene il pianto? Ah, da quando mi dai suggerimenti su cosa, come utilizzare le cose, scusate. Jumpscare. Fuggo. Sto dicendo, dai.
Non mi interessa conservarlo, va bene. Aha. Meeting room 3F. Ok. Sì, vabbè, il muro un po' così. Scriptato? Non sono io. Oh no. Si comincia. Pensavo fosse scriptato. E questo è Outlast, è vero? Questo è Outlast. Interagisci con cosa? Mi è salvato la chiave, sì. Quindi devo scappare. Sì. E ma dove? Scusate, il cartello... Ah no, è di qua. È quella allora? È questa, è questa, è questa. Ma com'è chiusa dall'altro lato? Qui? Sì, dai, 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 è questa. Come no? Com'è possibile? Non lo so, ho paura che appaia a caso tipo la... tipo Dolores. Faccio entrare nella... però è questa la chiave, eh? No. No. Questa cosa non va bene. Cioè... mi hai detto che era chiusa dall'altro lato e non è vero un cazzo. Traduttori miei, no. Non è chiusa dall'altro lato, era chiusa a chiave. E quindi era questa. Mi fai diventare scemo poi, vabbè. Ok. Jumpscare maledetti.
Mi sta guidando un po' troppo, il gioco. La torcia è una novità. Ala trasferimento. Ok. Però la torcia è bellissima. Ah! Non si prosegue. Ala trasferimenti. Però sulla chiave c'è scritto di preciso. Ah, Transit Wing 2. Ok, perfetto. Però non ricordo una sala chiamata così. Ma io qua non posso uscire. What? Ok. Ci sono le BTs in questo capitolo di Visage. Guardate qua. Se non è chiusa, perché non si apre? Qua si è aperto, e qui? No. Siamo tornati qua. Dov'è la sala trasferimenti lì, l'ala? Eccola. Qua non si poteva. Era tutto buio prima qui. Ecco perché non l'avevo vista. E dove la prima volta ci ha preso il tizio? Peso. Rieccoci. Ma scusa, cioè sono appena entrato, come faccio col livello di sanità?
capito, ma non continuare a aumentare da solo, scusami. Dove devo andare io adesso? Direi sotto. Sì, sì. Lo capisco anch'io, sono comparse radici ovunque nella casa, però sto dicendo, cioè, avevo già il livello di sanità mentale abbassato quando è finita la scena dell'ospedale. Scusami, dammi un attimo. È tutto sigillato. Perché si è spento tutto di botto? Oddio, di nuovo. Quindi dobbiamo trovare gli occhi. Eccoci. Allora, si può accendere qualche luce qua o... Eccolo. No, questa cosa è schifosissima. Sempre quel quadro, sì, ma è un po' che si ripete. Certo, sì, ma è sempre quello il quadro, assolutamente. Ah, le abbiamo finite, merda. Vabbè. Dobbiamo trovare l'altro occhio, eccolo. No, non è vero. Vabbè, ma non... No, che cazzo, continua a salire tantissimo. Quindi ho preso per niente io le pillole. Oh no, no. No, l'ho visto. L'ho visto. Non c'era il mostro che ci inseguiva, né? Vero? Come no? Credo fosse tipo lui... Non con le stampelle, ma con quella specie di tutori... che si mettono alle gambe. Qualcosa del genere. Dove cazzo è l'altro quadro con l'occhio? Dove? No, no, non è qui. Non è vero. Eccolo! Hai ragione, Vas. Non l'avevo mica visto. Ero troppo cagato. Sì, comunque anch'io ho la sensazione che questo sia il capitolo considerato brutto, o comunque peggiore, eh. Perché mi sembra molto più rushabile per il momento, molto più accelerato. Di nuovo. Merda. Però non posso dover prendere le pillole di continuo. Devo superarla sta zona. Dov'era la porta? Qui. Ok. Bello. Altra luce accecante in arrivo. Ma
queste erano le persone che c'erano prima che iniziassimo il secondo capitolo, però. Di nuovo nell'ospedale. Sono tornato? Sono tornato? Sì? Datemi qualche feedback. Boh. Io mi vedo live adesso. Ok, dal nulla è crashato, non stava avendo nessun problema, è imploso così. Ma veramente, ma sempre con Visage, cioè, è sempre la stessa ora, ragazzi, sono le 22:40, 41, è incredibile, è assurda questa cosa, è l'ora del gioco. 3:33, cazzo, sì. 22:41, 22:41 è l'orario in cui la live muore. Aspettiamo un attimo a vedere se è tutto a posto, ma è proprio crashato così e poi ha tentato due volte di riconnettersi e ce l'ha fatta. Spero non mi separi, me l'ha separato sì il VOD invece, perché è ricominciato anche il conteggio. Del minutaggio della live, quindi me l'ha separato sì. Pensavo che essendosi riconnesso automaticamente me lo mettesse insieme. ...22:41... 2 più 2 più 4 più 1 uguale 3 più 3 più 3. Va bene. Ok. Sembra tutto a posto. Se voi vedete la live normale, proseguiamo ancora un attimo. C'era il tizio inquietantissimo qua davanti che poi è scappato. Ah, aspettate, però non sentite più nulla adesso. Ok. Ci toglie sempre tutti gli oggetti. Agenzore. Mi son cagato, non li avevo visti. Mi sa di no. Mi sa che non devo andare di qua. Ancora, eh? Ma dove vado? O forse devo andare di là e non li devo toccare? Cioè,
È buissimo, cioè non abbiamo accendino, non abbiamo niente, non si vede nulla. Ma l'ascensore sembra ancora bloccato, non so se devo andare di lì. Qua non posso andare, è chiuso. Ma poi l'ospedale non era fatto così prima qui, eh? Era diverso. Io provo a passare ancora tra di loro. Magari molto lentamente in silenzio. Tipo. Pronti alla morte, eh? Ah, e una lattina di birra. A parte che fanno pop-up. No, vabbè, che brutto. Non toccatemi. Non toccatemi. Io non vi tocco. Voi non toccatemi. In realtà li tocco, però si compenetra tutto. Esatto, siamo un'anticipazione di Rakan, quello che abbiamo visto prima nella stanza con la maschera. Lo sapevo. Lo sapevo. Dai che questa è la stanza. Bugiardo. Ho premuto. Ma che davvero? Non è una buona idea tornare indietro. Sono d'accordo. Comunque continua a dire chiusa dall'altro lato quando in realtà è chiusa a chiave, eh. E non ho capito perché si è tradotto così quando anche nell'altro capitolo ci diceva è chiusa a chiave, quindi boh. No, non è vero, certo che serve la chiave, l'abbiamo usata per aprirla. Sì, ma non è chiuso dall'altro lato uguale, non serve la chiave. Ah, pensare che non serve è dovuta... Da... Sì, ma tu non mi puoi tradurre una cosa chiusa a chiave con... Cioè, non mi puoi tradurre chiusa a chiave con chiuso dall'altro lato. Non è chiuso dall'altro lato. È chiuso a chiave, punto. Cioè, non è una... Cioè, sono proprio due cose diverse. Chiuso dall'altro lato mi fa pensare che io non possa aprirla da lì. E invece no, torno lì con la chiave e si apre.
Boh, secondo me è un errore di traduzione. Però, cioè, come hai fatto a tradurre da chiuso a chiave a chiuso dall'altro lato? Come hai fatto a sbagliare? Boh, vabbè. Non lo so. Comunque sappiamo che sono quelle chiuso a chiave, quelle in cui c'è scritto così. Perché devo raccogliere il cestino? No. Basement staircase. Staircase. Figurati se non dobbiamo andare al basement. E qui invece? No, perché mi fa il salvataggio? No, non è mai un buon segno. Ecco, di nuovo, chiusa chiave. Quindi dovremmo andare di là a cercare le chiavi. E qui cosa c'è? Cosa si intravede? Altre parti dell'ospedale? Direi una ricerca ritrosa nella storia dei videogiochi per cercare come e quando è nato il chiuso dall'altro lato e con che azione è richiesta per sbloccarlo. Faisan, converti la tua tesi che stai facendo su questo argomento. O anche tu, Vas, no? Secondo me sono argomenti interessanti per le tesi. Perché mi ingozzo con la mia stessa saliva stasera? Sicuramente un argomento migliore della mia tesi attuale. Sicuramente è originale e inaspettato. È stato riscontrato un malfunzionamento nel sensore di carico. L'abbiamo visto che non va l'ascensore. Risolveremo il problema nel più breve tempo possibile. E mi sa di no. Fino ad allora raccomandiamo ai dipendenti di servirsi delle scale per raggiungere il seminterrato. E infatti lo stiamo facendo. Nell'ufficio ammissioni è disponibile una chiave di riserva. Ufficio ammissioni, eh? Ufficio ammissioni. Blocco H. Altro salvataggio, il che mi fa sempre paura. Ma infatti, ma poi perché dovrei andare nel seminterrato? Me lo spiegate? Orthopedic. E non ci voglio andare di qua. Datemi il cartello con scritto ufficio ammissioni. Cosa dite? È qui? Cosa dite? Secondo me è qui. C'è Death Stranding, guardate di nuovo. Oh. Follow-up of patient number 9. Request from Smith Walter. Patient name Reagan Almutala. Gender male, age 28. After Reagan's first evaluation, it is safe to say that he'll be staying here for a while. I was able to get him to talk about his paranoia. The patient believes that the whole scenario has been organized by some evil corporation in order to brainwash him into subjugation. È davvero un complottista comunque. He believes his mental capacity and awareness prevented them from getting to him. Adding to the severity of his case, he is sometimes afflicted with hallucinations. He has described these hallucinations to me as an eyeless humanoid that keeps on watching him wherever he is. Due to his psychotic behavior and his difficulty differentiating reality from paranoiac fabrication, chissà dove stiamo andando noi. He also displays violent behavior towards the staff, is considered to be dangerous, should be sedated and under constant surveillance in the psychiatric ward. Ecco. Ecco. Dove mai staremo andando se non nel reparto di psichiatria, ma non è qui la chiave.
pare di no. Cosa c'è scritto qua? Ah, Medical Records Department. Dept, no, Dept non è, cos'è? Amministrazione, eccolo qua, di qua, di qua. Oh shit. Chi è che sta passando lì? Perché sfoca? No, non è qualcuno che sta passando, è qualcosa che oscilla. Ma... non posso passare di qua. Eh sì, esatto, è qualcosa o qualcuno che oscilla. Posso fare il giro di qui? Per scappare da mamma, giusto? Il basement serve a quello. Che cazzo è? Ah, è la... proprio la... lampada. C'è la... eccoci qua. Basement staircase. E adesso inseguimento. Porca di quella puttana, sì, comunque ha le stampelle. Dove cazzo sono? No, sono andato dall'altra parte. È un cortile interno. Vas. Una giusta domanda. Il problema, infatti quando mi metto a correre non mi prende. Mi segue con le stampelle lui. Solo che ha la capacità del teleport come tutti i fantasmi e quindi mi prende lo stesso. Però non ci ha mai preso fino adesso. Finché non ci appare davanti di botto. Cosa ho appena detto? Cosa ho appena detto? Ma non era questa la porta? No. No, non è vero. È qua, è qua, è qua, è qua. Ok. Perché rumori di lotta nei sottotitoli mette? Ciao Silville, alla prossima. Comunque adesso in realtà chiudo anch'io. Alla prossima. Buonanotte. Prendila. Prendila. Con calma, quando ti pare. Presa con la sinistra, sì. Oddio, dove siamo adesso? Nella lavanderia. Cioè, ma sta cosa si è fatta apposta, sono dei cani, cioè. Mi sono spaventato tantissimo. Vabbè. Puoi spegnerti, tipo.
Forse da qualche parte c'è un modo di bypassarlo, tipo spegnerla, no? Staccare la spina. Perché è l'audio completamente sputtanato qua? A caso così, vabbè. Come faccio a spegnerla? Il pulsante qua non è interagibile. A parte che ho paura di sapere cosa possa esserci dentro, però. C'era l'altra direzione, andiamo di là. E invece no. Allora di qua. Dentro la lavatrice sicuramente c'è il mostro, sì. L'asciugatrice in realtà. Che rumore sto sentendo? Che brutti rumori sto sentendo? State buoni con queste battute. Sì, ho capito. State buoni. Cos'è che non sto vedendo, come al solito? Tipo una chiave. Sala di controllo, ok. No, 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 dove vai? Scendi subito. Ah no, ma c'è chiuso. Pensavo ci fosse un passaggio qua. Allora andiamo, che palle. Non sono un po'... Non scottano sti tubi. Boh. Come fai ad andare qua? Scottano solo se li guardi. Io volevo tornare nella casa per chiudere la live, ma se qua incomincio a perdermi è un po' un problema. L'ascensore è rotto. Non si apre. Eccoci. Chiuso l'altro lato? Vedete che stavolta me la dice correttamente. È chiusa, ti serve? Hai trovato... Ti serve? Hai trovato una chiave con la targhetta sala di controllo. Ripeto. Traduzione?
Abbiamo avuto qualche problema? È quasi giusto, è circa. Questa sarebbe la sala di controllo, scusatemi. Bello con l'umidità e tutto, i cabine qua con l'elettricità, proprio il posto ideale, guarda, con le infiltrazioni, l'acqua che gocciola. Ok. Chissà cosa avrà spento. Adesso si accettano scommesse su che cosa c'è nell'asciugatrice. Gesù. No, non era il pulsante tutto suo. Era lo spegnimento generale. E come esco da qua adesso che non posso più tornare indietro passando dai tubi? No, ho fatto il giro. Perché erano qua, ma non vuole salirci più. Il pigiamino. Si sarà aperta questa? Si è aperta questa, ok. A casissimo perché era chiuso. Merda, ma è un altro posto ancora? Ah no, 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 ok. Però dov'era la lavanderia? Quanto vuoi labirinti col gioco? Sì, esatto. Poi il mio orientamento in questa situazione, in queste situazioni non è esattamente il massimo, visto che ok, ci sono. Sì, però dov'era la lavanderia? Era uno shortcut questo, era qua. Dai, era qua. Com'è che non si apre? Eccoci, di qui. Ok, ok, ci sono. Donna, ci sono dei cunicoli strettissimi al buio. Ancora un po' più difficile trovare le cose. Pronti? Pronti a vedere la cosa più incredibile della vita? Ah, ma era una lavatrice, non era l'asciugatrice, era semplicemente chiusa. Una tessera magnetica di un impiegato. Ok. Kyle Sheffer, genitor e il custode. Status full time. Peso, occhi, capelli, sesso maschile. Va bene, ci servirà solo panni, plot twist, esatto. Ci servirà per aprire qualche porta, ma quale? Io volevo tornare.
alla casa per chiudere. Sopra no, vero? Non si torna indietro. Qui forse? Non ci posso anche andare lì. No? Sarà dall'altra parte allora. Questo è netto di no. What? Ok. Non le ho controllate tutte le porte? Cosa... Ah no, qui forse. No, control room. Cosa posso passare di qua? O mi ricollego? No, ci sono. È solo il giro. Cosa non sto vedendo? Magari sto sbagliando perché sto dando per scontato che apro una porta. Magari non è vero. Però cos'altro può servire? Ah! Ma non è rotto l'ascensore, scusami. Ah no. Cioè mi stai dicendo che devo entrare qua dentro? È rotto dall'altro lato. Oh merda. No, scusate, ma quello? Guardate il collo di quello. Ok, a parte che sono tutti compenetrati, ma... Parti? Oh no! Ho capito, infatti. No, no però. Dimmi che sei sparito, che non sei qua. E invece è lì. Stavolta però non è un'ombra, si vede. Puoi andare via? Ma proprio via via? Fai il giro, fai la ronda o ti giri di qua? Oh merda, si è girato. È sparito.
Stavo correndo, falso, falso invalido. Oh. Dai, adesso va bene. No, devo proprio toglierli tutti. Come dovrei tenerlo a portata di mano? Chi l'ha detto? Chi ha detto che dovrei tenerlo a portata di mano? Di nuovo. Ma tu cosa stai facendo il ballerino qua? Merda, ma anche lui ci conosce. Dove sto andando? Dove sto andando? Merda. Ok, qua. Le impronte. Porca. No. È finita. È finita. Direi che ci fermiamo qua e usciamo la prossima volta. Perché potrei morire parecchio qui se non trovo la strada. E non abbiamo indizi su dove andare. Oh no, ti prego. Proviamo un'ultima volta. Perché sta parte non vorrei doverla rifare. Perché fare il rumore dei detriti che non sto calpestando su cose? È qua. No! Mi sono incastrato! Aperto la porta. Oh cazzo. Impronte, impronte, impronte. E poi? E poi dove?
No. Non entri, vero? Sta tremando tutto, perché? Te ne vuoi andare? Io però è proprio di lì che devo andare. Porca puttana. No, è finita. Va bene, gioco. Lo facciamo la prossima volta. Così cerchiamo anche di capire meglio se magari dobbiamo muoverci silenziosamente o okay. Che. Quindi ci fermiamo qui. Non posso salvare. Vabbè, però ho fatto l'autosalvataggio, quindi posso uscire tranquillo, spero. Scusate, però se io faccio questa cosa... Poi posso salvare dopo. No. Niente. Ok. Ah, è giustamente. Siamo al secondo capitolo. Ah, questa non è la zona esterna in cui siamo andati verso il cimitero? Esterna alla casa? Credo di sì, credo di sì. Va bene, va bene. Questo è chiaramente il capitolo chip, perché è molto più lineare, molto meno interessante da osservare, no? Come atmosfera e tutto, c'è il mostro che ti segue, devi scappare, devi correre, devi prendere le cose, andare nella chiave, vai dall'altra parte, poi riscappi, quindi il meccanismo è un po' questo. Ci sta che sia diverso dal primo, perché altrimenti tre tutti come il primo probabilmente sarebbe diventato ripetitivo. Quindi ci sta che sia diverso, però si nota secondo me che è un po' meno interessante. Ma anche proprio come storia. Cioè, lui è un paziente matto adesso, ok, c'è con dei problemi. Nel senso, poi dobbiamo vedere dove va a parare, però non mi sta dando elementi interessanti come nella storia di Dolores, no? Vediamo, vediamo. Credo sarà anche più breve, a meno che non ci incastriamo in sezioni come queste. Perché appunto è molto di corsa da fare, no? D'accordo, d'accordo. Allora, con Visage dovremmo vederci di nuovo martedì. Domani, come vi avevo anticipato, sarà difficile che ci sia la live, perché poco prima sono a fare la terza dose del vaccino e non so a che ora riuscirò a tornare a casa. Se ce la faccio, vi avviso su Telegram, sarà comunque dopo le 15.30 sicuramente, cioè non prima delle 15.30, e se ce la faccio ovviamente proseguiamo con Hades, però è una live che 90 su 100 salterà. Se salta ci rivediamo lunedì
con credo Limbo, lunedì sera alle 22 credo con Limbo, ma al solito Telegram per gli aggiornamenti. Bene, come sempre vi ringrazio per aver seguito e ci vediamo alla prossima. Buonanotte.